Sono preoccupata di tempi troppo lunghi nella preparazione di un governo. Il Paese ha iniziato la sua crescita, anche se ancora insufficiente, e ha bisogno di una guida certa, un governo che porti avanti gli elementi strutturali della crescita. Il simbolo è quello del girasole, il fiore più alto di tutti, il fiore che si rigenera di stagione in stagione. La CISL FP lo ha scelto per queste e altre ragioni e il girasole è diventato il fil rouge di questa campagna elettorale per le elezioni RSU del 17, 18 e 19 aprile. A Riccione, oltre 200 candidati hanno incontrato il segretario generale nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, e il segretario generale nazionale della Funzione Pubblica, Maurizio Petriccioli. L'iniziativa, dal titolo La pubblica amministrazione che vorrei, è l'ultima tappa di un percorso formativo che ha coinvolto oltre 440 candidati RSU della CISL. Sono soddisfatta che in un momento come questo noi andiamo a rinnovare tanti delegati, tante delegate in rappresentanza ad oltre 3 milioni di lavoratori e lavoratrici nella pubblica amministrazione. Credo che sia un momento assolutamente importante per la vita del sindacato. Il momento non è dei migliori, con un governo che stenta a nascere e l'ombra di nuove elezioni, idea che alla Furlan non piace affatto. Sono preoccupata di tempi troppo lunghi nella preparazione di un governo. E se invece si dovesse tornare alle urne? Ma vedremo, io spero di no, non credo che in questo momento sia quello che serve agli italiani. Agli italiani servono risposte certe, innanzitutto a partire dal lavoro. E le difficoltà non mancano nemmeno sul piano sanità con il nuovo contratto a cui si sta rimettendo mano con piccoli aggiustamenti e che almeno dal punto di vista economico non soddisfa pienamente la categoria, anche se per il sindacato si tratta pur sempre di un passo avanti. Dopo 9 anni di assenza del contratto, soddisfazioni dal punto di vista economico ovviamente sono molto relative, il bisogno è davvero più grande. In questi 9 anni i pubblici dipendenti hanno perso quasi l'8% del valore del loro salario, quindi immaginare in un solo rinnovo contrattuale di recuperare tutto questo è praticamente impossibile. Le elezioni RSU rappresentano una tappa fondamentale. In tutto il sindacato schiera 2.500 persone e presenta candidati in circa il 70% dei collegi.